Il popolo è quello che decide. Nel momento in cui, con le elezioni, perché piaccia o non piaccia, piaccia all'Europa o non piaccia ai burocrati europei, per fortuna siamo ancora in stati democratici e le elezioni contano qualcosa, alle elezioni i greci avevano deciso di votare Tsipras. Poi Tsipras ha preso delle determinate posizioni, anche in questo caso piacciono o non piacciono queste posizioni, ma con il referendum, con questo referendum, il popolo greco ha dato un mandato importante a Tsipras e io non posso pensare che i greci si siano ammattiti tutti uno dietro l'altro. Noi abbiamo di fronte... Però se ragioniamo così, l'Europa finisce, perché se ognuno pensa al proprio interesse, come diceva, mi sembra proprio De Nicola, se ognuno vota su quello che più gli conviene, non ha più senso stare tutti insieme. Capisco che magari a voi vi può piacere questa prospettiva. Non è che sinceramente, non è che ci piace la prospettiva che l'Europa finisce. Ci piace la prospettiva che questa Europa finisca, ci piace la prospettiva e mi piace pensare ancora oggi che il popolo greco deve avere la sovranità di poter decidere in casa propria, perché se in casa mia io non ho più la sovranità e la possibilità di decidere di quello che è il mio futuro, beh, allora non siamo più in una democrazia europea, siamo in una tecnocrazia, siamo in un'oligarchia. Ma anche i tedeschi hanno questo diritto. E proviamo a fare il referendum in Germania, che ha 82 milioni di abitanti. Volete voi accettare le proposte di Tsipras? Ma io vorrei farlo in Italia. Quindi è ovvio che il popolo ha tutti i diritti, ma poi sono i governi che negoziano. Io vorrei farlo in Italia. E beh, quindi, visto che i governi negoziano, il popolo non ha più diritto a niente. Anche perché i governi comunque sono eletti dal popolo. Il popolo dà dei mandati, ma dopodiché non è che si può pretendere che gli altri governi accettino le posizioni di un governo perché il suo popolo gli ha detto così, perché hanno il loro popolo a cui rispondere. È giusto che i greci possano decidere del loro futuro. È giusto che i greci possano decidere del loro futuro. De Paolo, se stare in Europa o no.